Siamo qui per presentare un'iniziativa all'ambasciatore ucraino e a tutta la popolazione ucraina, ovviamente. 40.000 sono le persone sin qui arrivate, per lo più donne e bambini, solo 3.500 uomini, over 60, perché sapete che sino a 60 anni è proibito lasciare il paese ai maschi. 40.000 sino a ieri significa che ne arriveranno molti di più. Il senso della nostra iniziativa è trasformare quella che è una reazione emotiva che spinge a una solidarietà istintiva in una rete di solidarietà. Noi dobbiamo offrire una permanenza dignitosa per tutto il tempo che sarà necessario. Il Movimento 5 Stelle nelle sue articolazioni vuole promuovere, favorire, insieme ovviamente all'iniziativa ufficiale della Protezione Civile e delle prefetture, a favorire questa rete di solidarietà. Un'altra iniziativa che abbiamo presentato è una mozione che impegni il governo per rafforzare questa rete di solidarietà, e questa mozione noi la vorremmo presentare non solo al Parlamento, l'abbiamo predisposta, ma vorremmo che tutti i nostri portavoce, quindi consiglieri regionali e comunali, contemporaneamente nei prossimi giorni la possano presentare per farla approvare a tutte le articolazioni territoriali del nostro sistema politico e istituzionale.